Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Sumo Blog. Parto già dicendovi che in questi giorni io sono in vacanza, quindi se volete seguire le mie avventure in Indonesia, seguitemi su Instagram e vi porterò persino dei video che sto registrando là. Molto probabilmente andremo a fare qualche endurata io e mio padre, o comunque dei giri con delle moto che affittiamo per viaggiare un po'. Detto questo, oggi siamo in giro senza targa perché l'ho persa, devo prendere le viti nuove e le sto andando a comprare, quindi siamo in giro senza targa, le luci ci sono, almeno quelle, anche dietro, e andiamo a far benzina. Allora, partiamo prima con le domande. La prima che mi avete fatto è: cosa ha portato me a prendere l'Usaberg? Bene, allora, io volevo, come ho già detto, un quattro tempi per i consumi e per la manutenzione minore, ma poi ho scoperto che il due tempi mi conveniva di più perché la manutenzione era minore e sapevo anche dove mettere le mani se qualcosa si fosse rotto. Allora ho deciso di prendere questa. Olio HTM e muti chi lo insulta perché la mia gira meglio, quindi sti cazzi, mi piace. E io faccio miscela così. Uno, uno, due assieme, via. E niente, benzina fatta. Poi vabbè, come moto mi piaceva un sacco, è un KTM alla fine. Pezzi di ricambio ci sono sempre per far manutenzione. Si trovano ovunque anche usati. E come motore ci sta un sacco, anche se pecca un po' sugli alti, ma sinceramente non me ne frega più di molto. Prossima domanda: quanto mi consuma? Allora, dato che sono già andato a far benzina, vuol dire che consuma. Non consuma tantissimo, a dir la verità. Faccio i 12 km al litro quando vado in giro normale, anche scannando qualche volta. Quando invece vado in giro tranquillo, sotto coppia, mi può capitare anche di fare 15 km al litro. Partiamo con una sfida. Mi hanno proposto di fare enduro con l'Usaberg e l'enduro l'ho fatto precedentemente. Ora vi faccio vedere dei video. Bam! Quindi passiamo alla prossima domanda. Dove vado a scuola? Io la scuola l'ho finita quest'anno, ho fatto la maturità, sono passato, quindi buona. E non vado più a scuola. Ora abbiamo un'altra sfida. La sfida è: gratta il codino. Allora ragazzi, io la targa non posso più grattarla. Per un semplice motivo: ho cambiato porta targa perché la mia targa non volevo romperla. L'ho spostata abbastanza dentro la ruota, e la prima cosa che ora va a grattare è il codino. Gratto o il codino o la stunt bar. Le ho già grattate entrambi. Se mi seguite su Instagram avete già visto il post. Quindi ora vi lascio il video dove gratto il codino. Sbam. E adesso un'altra sfida, già che ci siamo, che è: impenna come i wow boy. Cioè loro impennano e dicono che ballano, ma in verità sono straspastici e muovono le mani a destra e a sinistra. Una roba del genere, vi faccio vedere. Sì, fanno più o meno così, solo che la tengono per tanto tanto tempo. Bene, ora c'è un po' di tranquillità e possiamo farlo. Ho un piccolo problema, ed è che mi cadono i pantaloni mentre lo sto facendo. E questa cosa non va bene, perché scivolo all'indietro e non riesco a farlo. E spero non vadano giù. Via. Movimenti spastici come Nigga a Baltimora.
Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici, commentate con nuove sfide e nuove domande da farmi. Se non sarò molto attivo e non posso rispondere in questo periodo, il perché lo sapete. Il punto è che il posto in cui sono in vacanza ha sia un fuso orario differente dall'Italia, molto differente, e non ho idea di dove poter trovare connessioni internet per potervi rispondere. Quindi farò tutto il possibile. Cazzo, la pola. Quindi farò tutto il possibile per rispondervi appena sono tornato. E niente, titolo clickbait l'abbiamo trovato, anche se volevo mettere grattare il codino. Mi spiace, ma me la son cercata questa volta. Quindi niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.